Benvenuto a tutti. Oggi siamo qui per ascoltare Alex, lo user Xven, che ci parla di un'esperienza interessante di dati musicali e passo la parola direttamente a Claudio per una presentazione. Allora, salve, salve a tutti, buon pomeriggio a tutti. L'incontro di oggi è il racconto di un'esperienza, diciamo, di valorizzazione. A nostro avviso, insomma, ottimo spunto per piccoli e grandi musei italiani. Come sapete, appunto, noi siamo un gruppo che si è dedicato ai MAB. Stavolta focalizzeremo l'attenzione non tanto e non solo su Wikidata, ma complessivamente su un gruppo di progetti Wikimedia che, diciamo, messi insieme, consentono un processo, diciamo, di valorizzazione e di distribuzione, diciamo, del patrimonio culturale orientato esclusivamente ai dati. Il progetto che presentiamo oggi riguarda il Musée Saint-Raymond di Tolosa, che è un museo archeologico. Questo progetto, a mio avviso, è una cartina di tornasole che in qualche modo ci fa comprendere quanto i progetti Wikimedia, quindi non solo Wikidata, non siano dei silos, diciamo, isolati, ma interagiscano in maniera profonda, in maniera potente. Un'altra differenza, questo lo dico per chi ha seguito, diciamo, gli incontri precedenti, in cui venivano portate, diciamo, delle testimonianze di esperienze di progetti da persone che venivano, diciamo, dalle istituzioni culturali o che comunque lavoravano all'interno o con le istituzioni culturali. Il nostro ospite di oggi, che presenterò fra un attimo, non viene da questo settore, ma fa un lavoro completamente diverso che, appunto, se vuole, ci racconterà. In ogni caso, lui è un wikipediano di lunga data. Parlo di Alex, di Rootven. È un wikimediano di lunga data ed è amministratore di tanti progetti Wikimedia, Wikipedia, fra cui Wikipedia in italiano, Commons, Wikisource in italiano, Wikisource in napoletano, io, diciamo, a cui sono particolarmente legato, diciamo, quindi affettivamente, di cui lui è stato il principale promotore. E questi solo per dire quelli che conosco personalmente. Ha fatto parte della giuria nazionale composta sia da wikimediani che da fotografi professionisti per il concorso fotografico Wikilost Monuments, cioè il concorso che sostanzialmente consente di pubblicare con licenze libere il patrimonio culturale e ambientale italiano, e ha anche una lunga esperienza con, non so se si chiama ancora così, OTRS, giusto? VRT. VRT, il sistema che tra le altre cose gestisce le autorizzazioni di pubblicazione dei contenuti sui progetti. Sono napoletano, tra l'altro. Vieni su Dimmi. Wikisource napoletano. Vieni a leggere. Credo fosse, se l'ho riconosciuta, era la voce di Nicola questa. Allora, direi che è il caso di passare quindi la parola direttamente a Rootven, che ci presenta, appunto, questo progetto titolato, diciamo, nella nostra presentazione come Strumenti Wiki in ambito museale, il caso del Museo Saint-Raymond di Tolosa. Ok, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie Claudio per la bella presentazione. Oggi vi mostro, opla, queste slide che sono in parte riciclate da una presentazione che abbiamo fatto ad Archeofos un paio di anni fa, poi questa presentazione è diventata un articolo di una rivista, MDP, che è una rivista più del settore. Che non è il mio, io, come diceva Claudio, io mi occupo di tutt'altro, io mi occupo di intelligenza artificiale e di robotica. Però qua ho fatto un'escursione un po' nell'archeologia.
Quindi riprendiamo un po' questo. Sì, era partito come un case study, il caso del Museo Saint-Raymond, che conosco molto bene perché poi io vivo a Tolosa, quindi conosco bene la conservatrice e varie persone che lavorano nel museo, anche per organizzare vari eventi. Ma poi l'articolo è diventato più un articolo sull'open data e su come è utilizzato in ambito museale, o come dovrebbe essere utilizzato in ambito museale. Quindi ho due coautori, Saverio Malatesta e Christelle Molinier, che è del Museo Saint-Raymond. Quindi oggi vi voglio parlare più che altro della sinergia fra i dati, appunto dell'open data in senso molto lato, e in particolare sull'utilizzo degli strumenti wiki. Perché vedremo che i vari oggetti presenti nelle collezioni del museo sono elencati come elementi Wikidata. Buona parte della collezione del museo, cioè non buona parte, una piccola parte, però gli oggetti, gli artefatti più rappresentativi sono presenti su Wikidata. E hanno anche alcuni di essi un articolo su Wikipedia, sulle varie Wikipedie, oppure hanno fotografie su Wikimedia Commons. E il modo di utilizzare questi dati è proprio quello di farli interagire, abbiamo veramente una reale interdipendenza tra queste diverse piattaforme, perché i dati sono distribuiti su varie piattaforme, in questo caso i progetti Wiki, ma poi vedremo che ce ne sono anche altre. Quindi tutto ciò utilizza un database che è condiviso e pubblico, che è Wikidata, che conoscete benissimo, e una base fotografica, che è Wikimedia Commons, di cui poi se volete possiamo parlare un po' di più perché conosco abbastanza bene. Come diceva Claudio, sono amministratore su Commons e gestisco appunto con VRT, VRTS, ex OTRS, tutto ciò che sono licenze, quindi autorizzazioni date o da singole persone o da eredi di artisti o da musei per poter riprodurre poi fotografie delle loro collezioni, anche testi da caricare su Wikipedia. La particolarità di questo sistema di piattaforme interconnesse è che sono in aggiornamento continuo, quindi è veramente un sistema dinamico che si basa essenzialmente sul lavoro di volontari, che non solo inseriscono gli oggetti, fanno le fotografie, però anche creano le piattaforme se stesse. Poi vi mostrerò un esempio appunto di una piattaforma che sfrutta sia Commons che Wikidata per creare una mostra virtuale del Museo Saint-Raymond. Quindi il Museo Saint-Raymond che cos'è? È un piccolo museo archeologico alla fine, che è stato creato nel 1892, come appunto il Museo delle Piccole Antichità. In pratica c'era il Museo di Louveston, che è ancora un museo di Tolosa, però più un museo d'arte, con una pinacoteca annessa, molto carina, che ha separato in due le sue collezioni, quindi tutta la parte di archeologia è confluita nel Museo Saint-Raymond, che è in questo edificio che vedete qua dietro, un edificio dell'XI secolo, che era annesso a un convento che ora è distrutto, però che esso stesso era parte della Basilica Saint-Séverin, una magnifica basilica che si trova a Tolosa. Però vabbè, torniamo a noi. Quindi contiene 27.000 oggetti, di cui solo 800 sono in mostra, quindi tutti gli altri sono nelle riserve. In epoca pre-Covid aveva circa 55.000 visitatori all'anno. È una collezione che è molto vasta, va dalla protostoria al Medioevo. Quindi raccoglie oggetti neolitici, tipicamente ritrovati nell'area di Tolosa, ha una ricchissima e bellissima collezione di busti romani, trovati in una villa romana, probabilmente una villa imperiale, però non siamo ancora certi, che è nella regione. Ed è alla particolarità di essere gestito dal comune. Questo perché è una particolarità interessante, perché da qualche anno in Francia c'è una legge sull'open data, che favorisce la condivisione di tutto il bene pubblico con licenze libere. I conservatori del Museo Saint-Raymond hanno approfittato di questa legge per mettere la loro intera collezione, appunto, in open data.
E questo è stato un'iniziativa che è venuta veramente dalla base, cioè dai conservatori. Perché? Perché loro sono già abituati a fare schede. Quindi qua vediamo una scheda del 1976 che è cartacea, però loro hanno schede da cartacee da fine 800 sugli artefatti presenti nel loro museo. Quindi il primo lavoro è stato proprio di prendere queste schede e di fare qualcosa che voi conoscete benissimo, di fare una scheda su Wikidata. Quindi qui vediamo una scheda che rappresenta la Venere di Martre, così si chiama, che è l'oggetto 52 Rea della collezione del museo, che è una scultura, e grazie a Wikidata possiamo localizzarla, descrivere il tipo di materiale col quale è stata creata, cosa rappresenta e così via. In questo modo l'arricchimento dei progetti Wikimedia, quindi visto dal punto di vista di Wikidata, si vede arrivare un flusso di informazioni che è direttamente collegato a quelle schede cartacee che abbiamo visto prima. E che una parte del lavoro del museale, perché loro non fanno altro che riempire schede sugli inventari del museo. Quindi un'integrazione molto naturale, e per loro interagire con Wikidata è venuto molto naturalmente, molto facilmente. Perché? Perché hanno già una base dati propria, che è quella che vedete qui sulla sinistra, che indica questa stessa Venere di Martre per una scheda del museo. Quindi hanno un software proprietario fatto negli anni 80 su fondi appunto pubblici del comune, che già repertoria buona parte degli oggetti presenti nel museo. Quindi ritroviamo le stesse cose che abbiamo su Wikidata, quindi abbiamo un numero di inventario, abbiamo un vecchio numero di inventario, abbiamo, che cos'è? Una testa, rappresenta una Venere, è del primo secolo e così via. Il lavoro del museale in questo caso non è altro che prendere questa scheda e metterla in Wikidata all'inizio a mano e poi piano piano con degli script per automatizzare sempre di più il lavoro. Allora, perché possiamo utilizzare questi dati? Perché essenzialmente sono contenuti pubblici, quindi ci basiamo sulla legge francese sull'open data, ma anche perché sono opere che sono nel dominio pubblico. L'autore è morto da ben più di 70 anni, tipicamente. Le collezioni di musei vengono anche da donazione, quindi c'è un contratto di cessione dei diritti fatta da chi dà la parte della collezione al museo. Quindi è una cessione di copyright, quindi il museo è detentore del copyright delle poche opere che sono ancora nel dominio pubblico, tipicamente fotografie antiche di Tolosa. Oppure ci sono dei documenti storici che si possono utilizzare perché appunto il copyright tipicamente è scaduto. Cosa fa il museale? Cos'è questo flusso di lavoro di cui parliamo? In buona parte è uniformare i database, dare coerenza a quelle schede del museo sul quale era abituato a lavorare dagli anni 80 con il lessico di Wikidata. Quindi qui vediamo degli appunti appunto usati dal museo, quindi una parte abbiamo il lessico, quindi per esempio le persone, le collettività, i luoghi, le date, che sono già presenti in altre basi date usate dai museali. Quindi abbiamo un tentativo di un'informazione fatta al Ministero francese dei beni culturali, che è questo vocabolario Joconde, che già stabilisce quali sono gli item che dovrebbero essere presenti in una scheda. Quindi si tratta di armonizzare questo vocabolario con gli item di Wikidata. A volte bisogna creare, quindi quello che si chiama allineare le basi date, creare l'item che corrisponde a quello che è già presente in un'altra base data. Però in pratica si tratta di veramente allineare gli item di una base data con l'altra, che usano vocabolari diversi, però l'elemento semantico è lo stesso. Quindi se parliamo di un luogo, sarà P qualcosa, in Wikidata sarà, non so, lieu, nella base Joconde.
Una volta fatto questo, come usano Wikidata in museale? Beh, in pratica per fare le query. Questo è il risultato di una query, vediamo se apro direttamente query di Wikidata. Lo vedete oppure devo cambiare condivisione? No, la vedete. No, non la vedete. 2 secondi. Ho aperto un'altra finestra. Se dici il risultato della query si vede. Provo a condividervi. Eccola qua, questa è la finestra che ho aperto. In pratica, questo lo conoscete anche voi, l'avrete già fatto. Localizza gli oggetti che sono presenti su Wikidata, quindi gli oggetti del Museo Saint-Raymond che sono presenti su Wikidata, li geolocalizza. La query dove la vedo? A destra, qui. Sì, Edit Spark, scusami. Si vede che non l'utilizzo spessissimo. Eccola qui. Sì. E qua ovviamente ho aperto un'altra finestra che devo condividere. Due secondi. La vediamo, Alex. La vedete? Si vede. Ok, perfetto. Quindi in pratica avrei dovuto commentarla. Però cosa prende? Prende, eccoli qua, gli elementi P189 e Location of Discovery del... Ecco qua. Allora prende tutti gli item che sono nella collezione del Museo Saint-Raymond, trova il luogo di origine, quindi dove è stato scoperto, e poi dove sta? Me lo visualizza semplicemente con le coordinate. Alex, scusami se ti interrompo, c'è una richiesta per mettere il link alla query, sì, in chat, se riesci. Opla. Copio e ve l'incollo nella chat. Di Zoom, che è sempre complicato trovare dove, dove sta la chat. Ecco qua il partecipante. No, qui sono i partecipanti. A fianco, dovresti vederlo a fianco, la chattare. Chattare, eccola qui. Eccola qui. Ok, grazie. So se la cosa vi interessa che da qualche parte Cristella aveva messo tutte le query che lei utilizzava il più spesso. Perché si fa, per esempio, anche degli istogrammi per periodo o anche per sala, per una mostra, per rappresentare quanti oggetti ci sono per sala. Quindi veramente i museali utilizzano Wikidata come strumento di lavoro. È quello che volevo mostrare. Quindi se siete interessati posso chiederle... Faccio questo, e cambio finestra. Rivedete la mappa adesso? Sì. Ah, perfetto. Quindi qui tipicamente vedete che molte dei ritrovamenti sono attorno alla zona di Tolosa. O a Tolosa stesso, che sono... Non so se i colori dipendono anche dal periodo storico. Per esempio, il villaggio neolitico è da queste parti qui. Alcuni sarebbero carini di vedere se c'è la foto. Eccola qua. Beh, questa è una stele romana. Però alcuni vengono dall'Italia, tipicamente appunto la zona di Roma o la zona di Napoli. Vengono utilizzate anche molto queste query per tenere traccia dei prestiti. Per quanto fanno le mostre, o il Louvre, il Museo di Villa Giulia, il Museo Archeologico di Napoli, prestano oggetti, come si fa, i musei prestano oggetti a vicenda, quindi utilizza le query per vedere per ogni sala da dove vengono gli oggetti o gli oggetti, che storia hanno per le mostre, perché un oggetto ha fatto più mostre e così via. Torniamo alla presentazione. Siete sulla finestra della presentazione adesso?
Ok, articoli su Wikipedia. Ok, quindi se siete interessati magari me lo dite offline e vi recupero un po' le query che sono utilizzati appunto dagli addetti del museo per utilizzare la loro base date portata su Wikidata. Quando andiamo più rapidamente, perché è un po' meno interessante, è più banale, però su Wikipedia appaiono gli oggetti presenti su Wikidata. E sempre di più, soprattutto su, sono le traduzioni, quindi la Venere di Martra che abbiamo visto prima, all'articolo su Wikipedia in francese, ma anche su quella in inglese. Anche per le immagini su Commons, perché adesso Commons è sempre più legata a Wikidata. Da un lato perché ci sono i vari box. Opla. Faccio il click là per mostrare la categoria. Degli oggetti e media caricati su Commons dal museo stesso, quindi nei vari editaton o le persone del museo. Però avete visto su Commons questa piccola finestra sulla destra che in pratica visualizza le informazioni direttamente da Wikidata. E questo su Commons lo stiamo usando sempre di più, sia per le categorie, come in questo caso, ma sia sulle singole fotografie, per dire qual è il numero di inventario e cosa rappresenta, perché per esempio un vaso greco può rappresentare una scena dall'Eneide, no, un vaso romano dall'Eneide, dall'Odissea o dall'Iliade, può rappresentare i vari personaggi, quindi Ulisse o varie divinità che sono presenti, come Venere e così via. Pescando tutte queste informazioni da Wikidata. Adesso forse lo conoscete, forse no, dovremmo andarla a pescare, però c'è un modo appunto come questa piccola finestra, questo box che appare qua sopra, per la pagina della fotografia rappresentare tutte le meta informazioni che abbiamo su questa fotografia qui. Sempre perché appunto Commons veramente sta diventando quasi tutt'uno con Wikidata, perché tutte le informazioni legate alle fotografie le pesca o vorrebbe pescarle da lì, con vari problemi che scaturiscono dall'inserimento di queste informazioni, perché non c'è un'interfaccia, al dire di molti, utilizzabile da un umano non geek. Per inserire molte informazioni allo stesso tempo. Quello che si vorrebbe fare è inserire sì le fotografie, ma anche i metadati di queste fotografie, quindi cosa rappresenta, il periodo, se è un oggetto archeologico, il periodo di creazione e così via. Quello che ha fatto il Museo San Remo è stato anche di far fare dei modelli 3D su Sketchfab. La presentazione c'è un link, ma magari dopo ve la condivido, vi passo il PDF. Sketchfab è un'azienda che si dedica a fare fotografie in tre dimensioni. Quindi abbiamo un modello 3D che poi è presente anche come oggetto su Wikimedia Commons. Eccoli qui. Il formato è STL, è stato autorizzato su Commons già da qualche anno e quindi si può vedere un artefatto presente nel Museo di San Remo, troviamo la nostra Venere di Marte da qualche parte, come oggetto 3D. Questo oggetto 3D può essere usato con altri mezzi. Ecco, qui vediamo, cosa volevo spostare un po' prima, questo discorso che vi ho fatto, però sì, qua vediamo la categoria relativa a una statuetta, quindi il Giove con la folgore. Sotto vediamo tutte le fotografie nella categoria e sopra il box con i dati, quindi le dimensioni di questo oggetto, il materiale utilizzato, il bronzo, il periodo del primo secolo prima di Cristo e così via, che sono tutte quante prese da Wikidata. Quindi c'è anche il link all'oggetto Wikidata. Tutto perché Commons ormai si sta strutturando come una base date di fotografie con metadati.
che sono ovviamente pescati da Wikidata. Parlando di Wikimedia Commons e di Wikidata, c'è un progetto molto recente, è stato creato nel 2020 da un utente francese che si chiama Shunagon, che è molto attivo nei GLAM. Cioè, i GLAM di questi progetti appunto o con musei o con enti culturali in genere. Ha creato questo portale che si chiama Palladio, nel quale ha caricato 1200 artefatti del Museo Saint-Rémy, ma non caricandoli a mano, caricandoli automaticamente, pescando i dati da Wikidata e da Wikimedia Commons. L'interfaccia utilizza un altro motore di ricerca, Clotos, che già utilizzava il Museo Saint-Rémy, che contiene 330.000 oggetti, che non vengono appunto dal solo museo, ma da vari musei. Vediamo se vi clicco sul link, vediamo Palladia come è fatta. È una base date, quindi beh, con la licenza libera ovviamente sopra, e ripropone le fotografie presenti su Commons, strutturate, con il link a Wikidata e op, con un pop-up che si apre e che dà le informazioni un po' quelle che vedevamo sulla scheda di Commons, quindi per questo prendiamo la moneta, numero di inventario e il tipo di materiale, bronzo. Se clicco su bronzo vedo tutti gli oggetti in bronzo presenti nella base date, ce ne sono parecchi. Questo è un progetto open basatosi appunto sulle informazioni già presenti, cioè già caricate. E Palladia è utilizzato al Museo Remo sempre in questo intento di rintracciare gli oggetti presenti nella sua collezione, ma anche se con questa idea che hanno sempre i musei dietro di poter fare delle mostre virtuali, cosa che si può fare su Commons, per ogni mostra si può creare un tag da aggiungere alle fotografie o alle categorie degli oggetti. E poi questi tag ci permettono di creare automaticamente una pagina che mostra tutte le categorie o tutte le fotografie che lo portano. Quindi creando di fatto una mostra virtuale, si fa anche per le pinacoteche, si fa per i vari oggetti presenti in mostra. Quindi gli oggetti, per tornare alla presentazione, lo sforzo dei museali del Museo Saint-Rémy è di usare vari strumenti, varie piattaforme per mettere, se mi permettete il gioco di parole, in mostra gli oggetti della loro collezione. Quindi questa famosa testa di Venere, alla fine, che è presente in una scheda, originariamente forse cartacea, ma poi in questa scheda della base dei dati creata negli anni Ottanta. Cioè, troviamo sui vari progetti di Wikimedia, quindi Wikipedia, Wikidata e Wikimedia Commons. Ci troviamo su piattaforme 3D, quindi su Sketchfab e su altri progetti che usano i dati 3D, quindi questi file, ma anche sulle reti sociali, perché il museo fa un largo uso di Instagram e di Twitter, anche di Facebook, no? Non li seguo, uso poco Facebook, però su Instagram e Twitter li usano spesso. Cosa fanno su Instagram? Pubblicano le foto di Commons, create o da loro, o dagli utenti, i wikipediani o i commonari, quando organizzano le editathon per fare fotografie degli oggetti presenti in una nuova mostra, ad esempio. Che sono anche molto simpatici perché offrono la prima colazione, tipicamente, quindi con dei buoni croissant. Utilizzano altre piattaforme open data, quindi sia piattaforme governative, cioè, che in questo caso sono data.gov, che è quella, beh, statale francese, sia quella della Città Metropolitana di Tolosa. Poi c'è il sito del museo, che è poco visto, è un sito piccolo, il sito dei musei occitani, quindi della regione, e così via. Menzionando anche questa base dati nazionale, che è stato un primo tentativo di federare, diciamo, le schede dei vari musei francesi. Per me è un po' superata sia dalle tecnologie che appunto dall'uso di altre piattaforme. E poi tutti questi dati sono riutilizzati dai privati, quindi dai retweet, dalle reti sociali, per esempio, o da altri siti web, dai blog, ma anche da creativi e artisti. Poi vi mostro qualche esempio. Da altre istituzioni, perché le istituzioni parlano fra di loro, quindi si scambiano sia gli oggetti, sia i dati degli oggetti. E c'è nulla di più semplice di scambiarsi
scambiare un link a un elemento Wikidata che porta già dimensioni, fotografia, tutto lo storico delle mostre, del rinvenimento di un oggetto. Vari ricercatori, editori per pubblicazione, anche qui vediamo altri esempi, e altre opere di oggetti derivati. Questo è un esempio di un riutilizzo di un oggetto 3D, quindi del file 3D, di un artista che si chiama Alice Martin, che in pratica prende l'oggetto 3D e ci mette lei una texture sopra, fatta da lei, che poi rivende, poi stampa in 3D e rivende. Le mostre virtuali, ne abbiamo parlato. Comodo, e poi ci sono anche queste sorprese. Questa è una foto fatta da un comunaro, quindi presente su Commons, che un giorno si sono ritrovati su una rivista che si chiama Histoire, che è il più grande della nostra archeologia in Italia, con tanto di citazione all'oggetto presente nel Museo Saint-Raymond, un busto di Marco Aurelio che viene da questa villa di Cicadon. Gli editori della rivista hanno preso questa fotografia, che è con licenza libera, l'hanno citata con licenza libera e l'hanno messa sulla copertina della rivista, facendo pubblicità gratis di fatto al museo. Tutto grasso che cola in pratica. Questo è il motore di Richard Cronos, che è un po' l'antenato di quello che vi ho mostrato. Qui anche c'è il link che in pratica prende da Wikidata e da Commons oggetti che vengono da varie collezioni, quindi è un motore di ricerca centrato sulle opere d'arte e li visualizza in modo diverso, come schede con pop-up. Poi queste stesse schede sono utilizzate da database specializzati, come può essere Wikimoneda, che è dedicato alla numismatica. E poi vorrei concludere su alcuni dati. Perché? Perché il discorso che fanno i museali del piccolo Museo Saint-Raymond è che loro sono un piccolo museo e non hanno molta visibilità. Però come il Met, che è un museo più grande, e ha un sito web molto visitato, però è nulla rispetto a Wikipedia e un articolo su Wikipedia. Infatti qui vediamo per vari oggetti presenti nel museo, in rosso il numero di visite sulla pagina del museo, del sito web del museo, in azzurro il numero di visite su Wikipedia. Quindi lo stesso oggetto può moltiplicare per 10 o anche per 100 in alcuni casi le visualizzazioni se su una piattaforma locale, cioè su una piattaforma condivisa come può essere Wikipedia, rispetto a una piattaforma locale. Ovviamente Wikipedia, che è il sesto sito più visitato al mondo, credo, ha una visibilità molto maggiore di un sito web locale, per visitato che sia, come quello del Met. E il discorso del Museo Saint-Raymond è la stessa cosa. E per questo va in questa direzione. Beh, se io ho un dato e ce l'ho solo io, non lo vede nessuno. Se lo condivido, invece, lo vede il mondo intero. E su questo vi vorrei lasciare. Grazie. Grazie mille, Alex. Ci sono domande? Ok, allora te ne faccio una io. Allora, intanto, diciamo, nella presentazione, appunto, tu hai fatto riferimento varie volte al discorso della cessione, appunto, di diritti sulle opere, principalmente all'inizio. Volevo capire un poco qual è la strategia utilizzata in questo caso, cioè come è avvenuto fondamentalmente, come è successo, al di là del discorso che gli oggetti erano in pubblico dominio o diciamo c'era una cessione dei diritti al museo.
Però come è avvenuto proprio tutto il processo? Allora, è vero che il framework aiutava, perché appunto la Francia si sta dirigendo, anche in Italia esiste comunque una legge sull'open data, sì, che è l'open by default. C'era, però, come sempre, avviene su iniziativa di una sola persona. Quindi c'è Christel Molinier, che ha appunto partecipato a questo lavoro, che è conservatrice al museo, che lavora lì, è stata assunta una decina di anni fa, credo, forse un po' di più, e lei era già sensibilizzata sulla cultura libera, aveva partecipato a Editaton, però molto da lontano, però ha partecipato anche, credo, alla creazione della base Joconde nel museo dove lavorava prima. E quindi ha portato queste sue conoscenze al Museo Saint-Raymond. Ovviamente è stata poi spalleggiata dalla conservatrice del museo, dalla direttrice del museo, e piano piano ha sensibilizzato anche i suoi colleghi, che però erano più della vecchia scuola. Quindi sì, hanno bisogno di strumenti per poter caricare i dati. All'inizio lo fa a mano, adesso credo usano dei fogli Excel che poi vengono passati su Wikidata, e poi vengono corretti a mano tipicamente da lei oppure o da un utente, da una collega un po' più smart. Mm-hmm. Lato commons? Lato commons, lei quando faceva gli editaton invitava, tipicamente per le nuove mosse, invitava sia utenti di Wikipedia sia comunari. È iniziato anche perché a Tolosa c'era Pierre Selim, che è un amministratore di Commons e di Wikipedia in francese, quindi già faceva foto, è sua la foto sulla rivista Histoire. E poi sono arrivato io a Tolosa, quindi anch'io fotografo, anch'io amministratore su Commons, e quindi quando ho fatto Editaton, che ho fatto foto, quindi... E poi è venuto Frama, che è un utente svizzero, per un fotografo, diciamo, famoso in ambito comunaro, è venuto un paio di volte perché gli piace molto Tolosa, con un materiale spettacolare, ci ha insegnato anche molto a noi su come fare foto di oggetti d'arte. Quindi si è creato un piccolo nucleo che si ritrovava prima del Covid a questi eventi, un piccolo nucleo di fotografi, e c'è anche W2Sensor, che forse chi bazzica Commons lo incontra, è un ex fotografo irlandese che adesso è in pensione nel Geas, quindi a 100 km da Tolosa, e lui per questi eventi viene. Quindi se capisco bene, diciamo, è appunto l'unione di forze che girano comunque attorno ai progetti, che ha consentito poi di fare questo lavoro è una collaborazione con il museo, nel senso che il museo ha dato la possibilità, ha aperto le sue porte, sì. Esattamente. E poi appunto, come per i dati, un'interconnessione di interessi. Questo, diciamo... C'era una domanda di Orlando. Sì. Sì, intanto grazie per la presentazione, che dal mio punto di vista è stata molto, molto interessante. Io dirigo un museo civico, archeologico, decisamente ancora più piccolo del vostro, quindi una scala ancora in Italia, una scala molto, molto limitata. Mi chiedevo se, non ho capito bene, se avete messo su Wikidata l'intera disponibilità del museo, quindi non soltanto gli oggetti esposti, ma anche quelli che normalmente non vengono esposti, perché ad esempio nel museo piccolino che ho io, e in genere i musei archeologici, almeno quelli che conosco in Italia, ci sono poi tanti oggetti che vengono conservati, studiati, ma che non vedranno mai la luce delle vetrine. E che quindi io adesso ho in corso anche un piccolo progetto con Wikimedia Italia per una serie di contributi per appunto caricare insomma materiali non soltanto su Wikidata ma in genere. Mm-hmm. E c'era un po' appunto la questione se alcune cose effettivamente avevano un valore, era opportuno metterle come no
E quindi, cioè, quando uno ha banalmente per un museo archeologico dei frammenti ceramici e non delle statue o degli oggetti prettamente eclatanti, se poi vale la pena, nel caso vostro, come vi siete comportati? Grazie. Allora, per i corci non ti so dire, perché anche Wikidata ha dei criteri di ammissibilità. Quindi magari il singolo corcio no. Però se il corcio porta un'iscrizione, sì, per esempio. Il Museo Saint-Raymond ha 27.000 oggetti in totale, di cui soltanto 800 sono esposti. Quindi ci sono oggetti delle riserve che sono su Wikidata. Ok, Perché però ce non ne è. sono vari migliaia, credo che adesso siamo su 5.000 oggetti su Wikidata in totale. Non vorrei dire una fesseria, ma siamo su questo ordine di grandezza. E sì, quindi ci sono oggetti notevoli anche nelle riserve, tipicamente hanno fatto anche una mostra di oggetti delle riserve un paio di anni fa, e alcuni sono commentati su Wikipedia perché appunto rilevanti. Quindi sì, la tendenza è mettere tutta la loro collezione, tutti gli oggetti rilevanti. Quindi, ora, noi sappiamo che gli oggetti archeologici nelle cassette che sono nei depositi, per esempio, del Museo Archeologico di Napoli c'è di tutto, sia dalle ossa delle tombe che ai singoli frammenti. Secondo me su Wikidata, ma poi bisognerebbe parlare un amministratore wikidatiano, il singolo frammento non ci va come il singolo femore non ci va a meno che non sia molto rilevante dal punto di vista antropologico, però un insieme di frammenti che costituisce un vaso, oppure un vaso sì, anche se lacunoso, è un oggetto con numero di inventario e ci va come collezione. Posso chiedere a Cristel come si è regolata? Perché questo non lo so di preciso. Sto parlando piuttosto dal mio punto di vista come criteri di ammissibilità. Certo, grazie. Io continuo a farti sempre la stessa domanda, Alex, e su Commons? Ah, su Commons pure ci sono i criteri di ammissibilità che dicono. Allora, c'è stata una grossa discussione ultimamente. Se Commons si vuole come la base dati multimedia di tutti i progetti della sfera Wiki. Per Wikidata, qualsiasi, diciamo, cosa irrilevante messa su Wikidata merita una foto su Commons? La risposta è no. In linea di massima sì. Se c'è un item Wikidata, forse sì, ma va valutato caso per caso. Perché ci siamo trovati di tutto. Visto quello che c'è su Commons, direi di sì. Se c'è un item Wikidata, ci potrebbe anche stare una foto su Commons. Poi bisogna vedere se questo item Wikidata è stata valutata da qualcuno, oppure se qualcuno ha caricato l'item su sua cugina, senza che nessuno gli dica, scusa, ma tua cugina che c'entra? Cioè, lo scopo di Wikidata non è recensire la popolazione mondiale. La popolazione che ha un certo rilievo. Sì, chiaramente poi i criteri di rilevanza, diciamo, sono sempre legati, come sai bene, insomma, allo scopo del progetto. Quindi è molto più probabile, diciamo, trovare. Wikidata ha una, come dire, ha una. Sicuramente ha dei criteri. Come dire, esistono dei criteri che sono anche piuttosto elaborati, poi certe volte, cioè nel senso che. Se tante volte appunto ci sono stati degli item cancellati che erano dei post su Facebook, eccetera, che appunto insomma, Di cosa stiamo parlando? e di questo forse ne abbiamo anche parlato. Però appunto chiaramente essendo lo scopo diciamo del progetto un po' più ampio e diciamo i limiti un poco più come dire labili è facile che chiaramente quello cresca come database anche con cose che magari non sono descritte in maniera perfetta o con cose che
inizialmente possono, specialmente per come sono descritte, possono risultare irrilevanti e che poi magari la comunità può far crescere. Questo poi riguarda tante cose, no? Tanti dei progetti wiki. Su Commons il discorso è anche un po' diverso, nel senso che cioè, non solo è un discorso di rilevanza, ma anche un discorso legato appunto al copyright, no? È un discorso legato, e tu meglio di altri sai, diciamo, che ci sono stati nuovi utenti che hanno caricato anche foto, molto foto oscene e cose del genere. Cioè, nel senso che su Commons finisce la qualunque, voglio dire, c'è su Commons c'è questa, scusa se ti interrompo, che è una pietra, e invece no, è il frammento di un volto del 570 prima di Cristo. Okay. Per cui, capite, è sempre... Quindi i frammenti ci vanno, cioè... Non è... Questo ci potrebbe pure andare, guarda. Insomma, credo che risponda anche a quello che chiedeva Orlando, cioè nel senso che... Sì. Insomma, alla fine Commons è... Se, il singolo frammento ci può stare, basta che ci sia una descrizione che la giustifichi. Vabbè, diciamo che poi su Wikidata non è molto differente da certi punti di vista, cioè nel senso che l'item magari può essere anche rilevante, capito? Però se non, cioè, come dire, se non ci sono dati, insomma, questo... C'è Stefano che vuole fare una domanda, ha alzato la manina. Ha alzato la manina. Adesso l'abbasso anche... Grazie mille di tutta la spiegazione, perché mi ha interessato un sacco, veramente. E volevo chiederti, su Commons il caricamento di immagini non lo farai, non l'avrete fatto una a una, presumo, no? No, ci sono degli strumenti per farlo, per automatizzarlo. Così, a grandi linee, se ce n'è più di uno, quale hai usato? Se, allora, quale onestamente io mi trovo benissimo col wizard di Commons. Mm. Ora, non so quale sia il limite. Posso condividere lo schermo un attimo e lo vediamo assieme. Opla, se vado su questa finestra qui. Vediamo qua. Una pagina di Commons, ecco qui. Qui sul lato c'è scritto carica. E io posso selezionare il file multimediale da caricare. Quindi io posso anche andare qui e caricare un paio di foto. Ecco qua. E qua mi sta bloccando perché questa era già su Commons, questa è un'altra. Posso caricare insieme di foco, poi posso continuare. Mi dice chi è l'autore, posso dire che sono io oppure mettere una fonte, e questo per ogni foto. Quindi non... Io non ho grosse difficoltà col caricamento guidato. Poi ci sono degli strumenti che lo fanno automaticamente. Lo strumento che non siamo riusciti a trovare è quello che permette di caricare le foto e allo stesso tempo di inserire i metadati relativi alla foto. Sarebbe bene avere un micro grant di Wikimedia Italia se troviamo uno sviluppatore che lo possa fare. Che lo sappia fare. Secondo me anche Wikimedia France metterebbe qualcosa di soldi, perché è qualcosa che interessa a tutti, appunto, tutti, non dico i grandi musei, ma i piccoli musei. Poi comunque c'è il Rich Museum che ha messo tutti i suoi dati in open data, e ci sono molte foto che vengono da lì. Però sì, è stata fatta la transizione appunto verso i dati strutturati su Commons, però mancano ancora strumenti per caricare, secondo me, per fare caricamenti massivi. La singola foto la faccio anch'io, quello che manca, ecco. Sì. Però caricare, manca un centinaio di foto, col wizard secondo me non ci sono problemi. Grazie. Poi bisogna descriverle una a uno, ma pazienza. Sì, una cosa poi non so, non ho seguito diciamo la discussione fino in fondo su Structured Commons, no? Che è la parte, diciamo, che riguarda appunto il dialogo un po' con Wikidata, e la corrispondenza, cioè nel senso, tu sai che ogni immagine che è su Commons ha questa linguetta, no?
che dice dati strutturati. Sì. Lì ci sono sostanzialmente, puoi utilizzare le proprietà che sono delle proprietà di Wikidata, ma non c'è una corrispondenza, cioè se l'oggetto esiste su Wikidata, no? Non c'è un'importazione diretta della sua del valore per ogni proprietà da Wikidata in Commons. Questa cosa è un problema che però, diciamo, è affrontato, nel senso che c'è un gruppo che si occupa strettamente di Structured Commons e stanno capendo come fare. È strano che non sia stato ancora fatto, a dire la verità. Quindi evidentemente hanno incontrato dei problemi. Io l'ho smesso un po' di... Non sto seguendo molto, sì, i dati strutturati. Però è molto interessante come sviluppo, perché chiaramente se lo leghi specialmente al contenuto, secondo me, di un... Certo, ci sono tante proprietà che riguardano appunto, che possono riguardare i manufatti, ma questo riguarda anche i documenti, insomma... Però per un manufatto, appunto, non solo le sue dimensioni o i materiali, eccetera, ma anche quello che rappresenta... Tu da Commons ti puoi richiamare col templateino che chiama Wikidata, come quello che ti ho mostrato. Te lo puoi... come infobox, sì. Però sì, come infobox. Però non puoi avere, diciamo, una corrispondenza uno a uno fra quello che c'è scritto dentro Wikidata e quello che c'è scritto... Non ancora, no. Non ancora. C'è Orlando che chiede se ci sono altri musei. Per i loro usi interni in Francia vari. C'è anche il Museo di Storia Naturale di Toulouse. Ci sono vari gram in Francia con musei. C'è parecchio fermento. Poi magari passo a Claudio la lista, devo andarmi a cercare anch'io. Ok, noi appena... poi ti giro tutte le richieste, così le mettiamo nella pagina di Wikidata come link nella pagina di Wikidata del gruppo. Io volevo farti una domanda che isola un po' dal contesto specifico, diciamo, di oggi, perché... però riguarda una cosa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, quindi volevo sapere se ci avevi qualche suggerimento, perché poteva essere un modo di sviluppo di quel progetto. Cioè, qualche settimana fa abbiamo presentato, grazie a Lianna D'Amato, un progetto che si chiama Open Literature, che è un progetto portato avanti dall'Università di Torino, detta così molto veloce, diciamo. Questo progetto ha riguardato tante cose, fra cui anche dei programmi di sala del Teatro di Torino, principalmente fra gli anni 20 e gli anni 30, se non ricordo male. Di questo materiale, sui dati non hanno avuto problemi, cioè hanno modellato in modo che i dati potessero finire dentro Wikidata, però Lianna ci diceva che il problema con il quale si sono scontrati era il caricamento poi delle immagini dei programmi di sala. Perché? Perché nei programmi di sala c'erano, anche se appunto di quegli anni, c'erano delle pubblicità di aziende ancora esistenti, ad esempio Fiat, no? Non puoi caricarle. Allora, vedo dove guardare. La legge sono 70 anni il diritto d'autore rimane per 70 anni dopo la morte dell'autore. Okay. Per le pubblicità devi vedere se l'autore ha ceduto i diritti all'azienda. Lì saranno diventa 70 anni dalla pubblicazione, però bisogna avere il contratto in mano. Se non lo sai, su Commons la regola, appunto, per essere sicuri da questo punto di vista, si fa d'occhio, tutto è buono 120 anni dopo la pubblicazione. Se non si hanno informazioni supplementari, ovviamente se io conosco l'autore e so che è morto da più di 70 anni, l'opera è nel dominio pubblico e quindi la posso caricare. Ok, quindi il fatto che c'entri con una pubblicità, cioè che rappresenti, diciamo, un'azienda ancora esistente, no, cioè l'azienda sostanzialmente, in base a questo regolamento, potrebbe non avere nessun diritto di contestarti un caricamento di una cosa che è obiettivamente il pubblico dominio, e che... Wikipedia nel 2002 è stata creata a partire di una versione nel 1911 della Britannica. La Britannica esiste ancora, ma non può reclamare il copyright di qualcosa che ha pubblicato nel 2011, almeno negli Stati Uniti.
perché senza limiti sono 95 anni dalla pubblicazione, entra nel dominio pubblico. Questa è una cosa interessante perché appunto chiaramente diciamo puoi immaginare che in queste situazioni uno tenta di fare il meglio possibile. Sì, va valutato caso per caso. Purtroppo sì, diciamo. Bene. Se non ci sono domande io vi ringrazio. Grazie a te. E ti passo magari le slide e queste altre informazioni che mi hanno chiesto, se ci sono altri musei e poi le query. Le query se ci sono altri musei, sì, poi ti mando, ci sentiamo per un reminder. Grazie mille Alex. Grazie a voi. Grazie Alex. Buona serata. Gran lavoro. Ciao. 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 Ciao.